L'Amen Scuola Basket Arezzo vince all'ultimo tuffo la partita con il Don Bosco Livorno 77-76 grazie a una penetrazione di De Bartolo un secondo dalla fine. La prestazione degli Amaranto è stata però molto inferiore rispetto alle ultime uscite, tanto che la rimonta negli ultimi minuti finali ha negato un successo ai labronici che forse avrebbero meritato. Neanche un'azione di gioco e Cutini è costretto al cambio per infortunio, l'Amaranto non in perfette condizioni fisiche non riesce a rimanere sul parquet. Dopo un primo quarto equilibrato 19-16 per la SBA, la prima sirena, gli ospiti riescono ad allungare. Le percentuali al tiro degli Amaranto sono deficitarie e solo i 6 punti realizzati nel secondo quarto permettono a un concentrato Don Bosco di trovarsi all'intervallo 36-25 grazie ai 10 punti di Enze e Donoyaife. Nel terzo quarto non cambia l'inerzia della gara, anzi il Don Bosco raggiunge anche il più 16, 53-37, mettendo in campo concentrazione e limitando l'attacco aretino, fermo a 44 realizzati dopo 30 minuti di gioco. L'ultimo quarto inizia con gli ospiti sul più 12, 56-44 e nonostante qualche fiammata amaranto il Don Bosco sembra amministrare con autorità il vantaggio. Negli ultimi minuti però è salita l'intensità difensiva dell'Amen che ha reso più difficile la circolazione di palla avversaria. La SBA sbaglia la tripla del pari con Tenev sul 68-71 ridando fiato agli ospiti che riprendevano qualche lunghezza di vantaggio 68-75 dopo due liberi di Cuba a 36 secondi dalla fine. Una tripla di Rodriguez e un appoggio di De Bartolo mettevano Arezzo in scia del Don Bosco 73-75. Fallo sistematico aretino e Becchi sbaglia un libero dei due a disposizione, rimbalzo di Rodriguez che viene fermato con un antisportivo a 6 secondi dalla fine. L'argentino non sbaglia, regala il meno 1 e possesso di palla per la SBA con 6 secondi da giocare. L'Amen si affida a De Bartolo che si avvicina a canestro e fa suoi i due punti che fanno esplodere il Palasport Estra. Un successo isperato per la squadra di coach Milli che dovrà necessariamente cancellare questa prestazione per entrare in una serie di partite molto difficili a cominciare dalla trasferta di Livorno Sponda PL di domenica prossima. Da sottolineare la prestazione del Don Bosco uscito tra gli applausi meritati del Palasport Estra che a fine gara hanno accompagnato l'uscita dal campo della formazione livornese.